Quindi io spero di recuperare tutto quello che non ho fatto in questi anni. Quest'anno mi sono dato molto da fare a livello di comfort zone, viaggi, osare. Adesso giro con le pinzette tranquillamente, prima mi sentivo un po' a disagio. Mi sono fatto pure sto taglio, ho notato che non l'ha notato nessuno, quindi ho detto, boh, a posto, lo noto io, che è la cosa importante. Mi piaccio così, quando mi guardo così mi piaccio tanto. A posto. Se gli altri non mi dicono nulla, meglio ancora. Tanto devo piacere prima a me stesso. Alla fine, anche solo la cosa delle pinzette, no? Cioè, io le metto per stare comodo e perché mi piaccio di più così. Se, dov'è che, cioè, perché dovrei sentirmi a disagio? Perché magari qualcuno dice, ma cosa fai? Metti le pinze, ma cosa sei una donna? Allora mi potrei sentire a disagio. Nel momento in cui il prossimo non mi dice niente, oppure mi dice pure che sto bene, a posto. Ma l'obiettivo non è piacere agli altri, è piacere a me stesso. Bisogna imparare a non sentirsi a disagio facendo qualcosa che piace a noi stessi, ma che agli altri fa storcere il naso. E lì la differenza, quindi affrontare la non approvazione eventuale dell'altro, del prossimo. Poi dipende chi è questo prossimo, e normalmente una persona che non ti conosce potrebbe anche vederti molto meglio di chi già ti conosce, che a un certo punto vede il cambiamento e dice: ma cosa fai? Ma perché hai fatto questo cambiamento qua? Poi si abituano. Adesso nessuno mi dice più niente sulle pinzette. Hanno preso atto che io girerò così. A parte che è stato approvato da tutti questo look, dai miei colleghi. Da mia zia no, ma dai miei colleghi sì. E quindi che cazzo me ne frega? Soprattutto dalle donne, soprattutto anche da ragazze. Quindi che cazzo me ne frega? Cioè, ma perché dovrei. Ma se anche non fosse, ok? Se anche mi sento ridere dietro. Ma la sfida sta nel fregarmene di queste cose, andare avanti lo stesso. Perché? Perché io mi vedo bene, io mi sento comodo soprattutto, che non è poco, e mi vedo bene così. Sono contento, non mi sento a disagio guardandomi. E se poi gli altri mi devono far notare qualcosa, io devo far contare prima di tutto la mia opinione su me stesso, poi quella degli altri. Io faccio così, se agli altri sta bene meglio, se non sta bene sti cazzi, io vado avanti lo stesso. Questo è stato lo switch e devo continuare a essere così. Quindi osare sempre di più, quindi io mi faccio sto taglio, a parte che ho corretto un problemino non da poco, cioè io avevo questa cicatrice qua, avevo una cicatrice, mi faceva un buco che sembrava che mi fossi fatto il taglio ma male, quindi ho provveduto a dare un senso a questa cosa, ne ho presa solo mezza, l'altra mezza è coperta da queste. Questa mezza qua vuota, poi si aggiusta un po' con la matita inevitabilmente e viene fuori questa cosa qua, che mi dà un'idea di una persona ferita in un certo senso, ma ferita nell'anima, che ne ha due coglioni così e che adesso è diventato un guerriero ed è pronto ad affrontare la vita con un altro approccio. Questo significa questo taglio, secondo me, e quindi mi piace, fa figo e rende onore a quello che voglio dire con questo. Cioè, per me tutto quello che ho detto è un messaggio espresso da questo taglio qua. Quindi, che riporta, no, la ferita dal combattimento. Io ho combattuto contro un'esperienza che mi ha fatto soffrire. Quindi ne esco così. Orgoglioso, porto orgoglioso questa cicatrice. Cicatrice sia fisica che morale a questo punto.